Ciao, oggi vi parlo di un piccolo giochino in solitaria che se mi seguite su Instagram avrete già visto che mi ha creato una grossissima dipendenza. Vi parlo di questo Per Northwood, un gioco in solitario di nomine animaletti. Gioco di Will Su per un giocatore, una durata partita di circa 20 minuti ed edito da Gaeton Games. Io sono Teo e queste sono recensioni minute. Recensioni minute. Iniziamo da un primo round, abbiamo piazzato in maniera casuale gli 8 sovrani e pescato le nostre 8 carte. Iniziamo quindi a valutare la nostra mano, diciamo che dobbiamo valutare quante prese dovremmo riuscire a fare. Allora, se scegliessimo un sovrano di foglie, potremmo fare 4 prese di briscola, diciamo se non escono altri semi. Però abbiamo anche altri semi che potrebbero farci prendere qualcosa, abbiamo un 7 che è molto alto di fiori, oppure un 6 di occhi. Diciamo, guardiamo che abbiamo sulle 4/5 prese, allora c'è un 4 di fiori o un 5 di foglie. Allora, punterei al 5 di foglie, sapendo che abbiamo nel caso una presa extra, quindi piazzo la mia freccia qua e procediamo al primo round. Decido innanzitutto di applicare l'effetto del Fante di Occhi, ci fa pescare due carte e poi scartare due carte. Pesco una carta di artigli in questo modo e una carta di fiori. Potrei quindi liberarmi in questo caso direttamente di un seme intero. Potrei addirittura buttare via occhi in modo che questi in realtà 6 e 3, questo 3 e 7, diciamo che butto via il seme di occhi in questo modo, butto via queste due carte. Iniziamo quindi il dibattito. Pesco la prima carta che è un 1 di foglie, quindi proprio seme di briscola. Decido di vincere, quindi questa presa la metto di qua, quindi ho vinto una discussione, diciamo un argomento, e lo metto da questa parte. 3 è più alto di 1. Siamo obbligati a rispondere con lo stesso seme, quindi in realtà ci ha mangiato, diciamo, una briscola. Seconda carta, accidenti, un'altra briscola, quindi abbiamo un 4. In questo caso decido di vincere con un 5 e faccio una seconda presa. Terza carta è un 2 di occhi. Ora non ho gli occhi, quindi posso rispondere con un qualsiasi seme, anche con la briscola. Decido di tenermi un attimo basso perché abbiamo ancora due prese di briscola e dobbiamo farne esattamente 5. Quindi butto un 3 di zampe che è basso. Siccome non riesco a vincere perché non rispondo con lo stesso seme, lo metto da questa parte. Nuova carta, abbiamo un 6 di fiori. In questo caso decido di vincere, quindi vinco l'argomento con il 7 di fiori. Nuova carta, il 5 di occhi, in questo caso non riesco a vincere, decido di usare un 4 di fiori così. 5 di fiori, in questo caso allora decido di vincere, metto il mio 6, siamo a 4 prese fatte. Trovo un 5 di artigli, decido a questo punto di vincere l'argomento, sono 5 prese fatte, quindi utilizzo il Fante di fiori che mi permette di scartare tutte le carte del seme del sovrano attuale, quindi scarto il mio 7 di foglie, non ho più carte in mano, quindi termina qua la mia visita. Ho fatto esattamente 5 prese, il numero del sovrano, quindi il sovrano si lascia sfuggire uno per Northwood e si sposta qua sotto. Ora, all'inizio di un prossimo round, potrei decidere di sostituirlo a uno dei miei fanti per aiutarmi nella ricerca. Proviamo un'altra visita. Allora, in questo caso sono un po' sbilanciato sugli artigli, quindi potrei fare, diciamo, un 4 prese virtuali o una cosa bene, però sul 4, sul 5, diciamo, sono tutti bassi gli artigli, un 2 o un 3. Allora, proviamo a fare un'altra cosa. Provo a cercare di fare una sola presa di occhi. Non ho carte, quindi cerco di andare su una volta sola e le altre di sbagliarle. Partiamo. Allora, 5 di occhi, ok, non ce l'ho, quindi cerco di liberarmi di una carta molto forte, facciamo un 7 di artigli, buttata di qua. Seconda carta, il 4 di fiori, devo rispondere per forza con fiori, metto l'1, per adesso tutto bene. Un 6, allora potrei decidere di fare la presa adesso, in questo caso perdere apposta, perdo apposta, facciamo così. 5 di fiori, in questo caso posso rispondere, allora niente, facciamo che butto via la carta più alta che ho. Poi abbiamo un 8 di artigli, da questo punto di vista va bene perché così spreco un 6 di artigli, però comunque una presa devo farla perché altrimenti non ce la facciamo. 4, ah, stavolta faccio la presa, quindi con il 5 faccio la presa, quindi ho fatto una presa in questo caso. Vediamo se posso scartare le carte del sovrano. Niente, sono solo le carte di occhi. Potrei andare a pescare fino a 8, non mi conviene. Pesco due carte, scarto due carte. Anche qua spero di non fare altre prese. In questo caso 2. Ah, mannaggia. Lo faccio con la presa più alta, 5 e il 3 di occhi, niente, butto il 4. Allora, in questo caso cosa succede? Ho fatto due prese contro una che avrei dovuto fare, quindi semplicemente non ce l'ho fatta a convincere questo sovrano. Lo giro a faccia in giù.
Si continua a giocare così fino a quando non si sono visitati tutti gli 8 i feudi. Per tutti quelli che riportano per Northwood, non importa se abbiamo già usato le abilità speciali dei loro sovrani, si sommano le stelline riportate qua in alto. Nel mio caso ci sono 17 stelline visibili. Si controlla in questa tabella, ce ne vogliono almeno 16 per riportare a casa una vittoria, che nel mio caso è una medaglia di bronzo, arrivando fino a 20 per una medaglia d'oro. La meccanica principale avete visto che è quella del trick taking, della quale sono decisamente appassionato, ovvero sia, a parità di seme vince la carta di valore più alto. Nel caso non abbiate il seme che è stato chiamato inizio round, potrete giocare quindi una carta di qualsiasi altro seme, ma essa perderà indipendentemente dal suo valore, a meno che non sia una di quelle del sovrano che state visitando. All'interno di un round poi dovrete prendere due decisioni cruciali. La prima è, all'inizio del round, valutare la vostra mano così com'è, cercare di capire quante prese potrebbe permettervi di fare, così diciamo se giocaste semplicemente carta per carta senza tanto ragionamento. Non è banalissimo perché diciamo soprattutto nelle carte centrali, quelle dalle 3 alle 5 prese, più o meno una vale l'altra, diciamo che se giocate un po' meglio o un po' peggio proprio con questa regola del trick taking riuscirete bene o male a portarvela a casa. Quando si va verso gli estremi, addirittura vi dico quella da 0 e da 7 sono difficilissime da portare a casa, le cose si complicano. Certo, ci sono dei poteri che potrebbero migliorare la vostra mano, modificare carte, pescarne di nuove, scartarne, scambiare, ci sono tante cose che si fanno, ma tutte queste arrivano dopo. Dovete innanzitutto decidere quanto buona è la vostra mano prima di iniziare. La seconda poi è decidere quando e quanto perdere apposta. In alcuni casi dovrete cercare di perdere un po' tutte le mani, soprattutto nel caso dello zero, e non è affatto banale, e dovrete decidere quindi quando azzardare a fare la presa che vi serve, perché altrimenti perdere tutte le mani, come avete visto io dovevo farne una presa comunque avrei dovuto farla e poteva essere troppo rischioso aspettare proprio fino alla fine del mazzettino. Chiaramente il tutto poi è condito da questa dose, come vi dicevo, di azzardo, che potrebbe proprio all'ultimo rivelarvi una carta che siete obbligati a prendere, oppure la presa che speravate di fare non sta arrivando. Tutto questo però dà un pizzico di pepe molto interessante al gioco stesso. Se pensate comunque che il gioco si esaurisca abbastanza velocemente, state sbagliando, perché quello che avete visto è il setup base con i quattro fanti messi in tavola e con quei sovrani già predefiniti tutti quanti intorno. Ma potete utilizzare tutti quanti i sovrani, ne avrete 6 per i 4 semi, quindi in totale 24 sovrani, ma solamente 12 ogni partita entrano in gioco, quindi non saprete quali sono i vostri alleati iniziali, non saprete quali sono i sovrani che sono in gioco, i poteri sono decisamente diversi l'uno dall'altro, ma soprattutto a parità di sovrani spostati sulle varie carte cambia completamente l'approccio alla partita. Vabbè, come vi dicevo inizio video, a me ha già creato una piccola dipendenza questo forzare le prese, cercare di prendere o non prendere, è qualcosa che mi appassiona molto, soprattutto nei giochi appunto come quelli tradizionali della briscola, e quindi niente, non mi resta che invitarvi sicuramente a fare una prova anche voi a questo Northwood, perché io ne sto facendo un bel po'. Con questo vi saluto con un ciao e alla prossima. La cosa particolare di questo gioco, che vi lascio alla fine prima di salutarci, è che gli animali sono molto pucciosi, cioè le immagini qua sopra sono belle, carine, pucciosissime, ma il gioco è cattivissimo, cioè ci saranno soprattutto le prime partite in cui anche se avete ritenuto di giocare bene farete il conto delle stelline, avete fatte 12, 13, cioè già arrivare a 16 vi dico è una sfida assolutamente non banale, e questi animaletti che vi guardano così sorridenti vi fanno forse arrabbiare anche il doppio. Detto ciò, lasciatemi pure i vostri commenti qua sotto, li leggerò con piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube e soprattutto quello Telegram, così rimanete aggiornati su tutto, vi mando quando ci sono le offerte, insomma cliccate qua sotto, e poi visto che ci siete in descrizione trovate anche tre bei sistemi per sostenere il progetto Recensioni Minute, che ne ha sempre bisogno. Ciao ne!